Le novità sono che si stanno susseguendo i tavoli tecnici al Ministero e questo a noi fa molto piacere. Nella fattispecie ieri c'è stato un tavolo tecnico dove si sono sciolti un poco quelli che erano gli ultimi dubbi dal punto di vista procedurale. Questo dovrebbe aver spianato la strada per il rilascio di questo benedetto decreto interministeriale, avendo dimostrato Salerno Costa d'Amalfi S.p.A. Con l'unione alla GESAC la solidità richiesta dal Ministero per l'affidamento dei fondi previsti. In questo momento, dalle notizie ufficiali che noi sappiamo, sono in attesa al Ministero della documentazione ufficiale che comprovi questo matrimonio fra le due società per la realizzazione finalmente di un sistema aeroportuale campano. Diciamo, noi guardiamo con grande fiducia, ci hanno dato anche dei termini abbastanza stretti affinché tutto questo si concretizzi, ci hanno dato anche come termine massimo un paio di mesi per l'inizio dei bandi. Questo a noi ci riempie il cuore di gioia, ma stiamo a vedere, non abbassiamo le armi, così come stiamo facendo da diversi mesi, monitoriamo giorno per giorno tutte quelle che sono le attività e le azioni e speriamo che questa sia la volta buona veramente. Ecco, sostanzialmente adesso devono verificare se c'è questo accordo tra GESAC e la società Costa d'Amalfi. In questo momento stanno attendendo al Ministero. Allora, Salerno Costa d'Amalfi e GESAC hanno già a tempo dietro fatto un protocollo, lo hanno notificato a fine febbraio al Ministero con una comunicazione ufficiale, poi comunicavano al Ministero la realizzazione o l'intenzione di realizzare questo matrimonio tra le due società per rispondere a un requisito di solidità aziendale che solo Costa d'Amalfi non aveva. GESAC notoriamente già da anni sul sistema aeroportuale campano, quindi non poteva non avere le caratteristiche richieste dal Ministero. Ed era l'ultimo nodo sostanzialmente rimasto in piedi che ostacolava il rilascio di questo decreto interministeriale che affiderebbe alla società di gestione, chiunque essa sia, la gestione totale dell'impianto ed è condizione tassativa per ricevere i finanziamenti messi appostati sul bilancio dello Stato risalenti insomma a diversi anni addietro per un porto di 41 milioni di euro che servono al rifacimento della pista e tutte quelle che sono le attività per rendere adeguato l'aeroporto salernitano. E quindi diciamo che è un decreto questo ministeriale che si attende perché è anche fondamentale per dare avvio alle procedure per le gare d'appalto. Sì, senza questo decreto non possono essere affidati alla società di gestione i fondi in essere, senza quei fondi non possono essere aperte le gare. Diciamo contestualmente alla fusione, poi saranno le due società a decidere quale sarà la forma societaria migliore, comunque dovranno comprovare che le due società saranno unite nella gestione dell'aeroporto. Avuta riprova di questo, il Ministero dovrebbe, io dico il condizionale perché dopo anni di attese i condizionali ci vogliono, dovrebbero rilasciare questo decreto interministeriale. Bene, grazie per questo aggiornamento. Grazie a voi e vi ringrazio veramente per questa vostra voglia di seguire come noi la vicenda passo dopo passo.